Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Speranza, Valeria Valente e Vito sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 54, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Comunico che nell'odierna riunione della conferenza dei presidenti di gruppo il Governo ha dichiarato di rinunciare alla conversione del decreto legge numero 126 del 2013. Nella riunione della conferenza i rappresentanti dei gruppi hanno preso atto di tale comunicazione, sicché l'Assemblea non procederà oltre nell'esame del medesimo. I lavori della Camera riprenderanno il prossimo mercoledì 8 gennaio pomeriggio a partire dalle ore 15 con votazioni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti non conclusi nel mese di dicembre. Si tratta dei seguenti: mozione su un prelievo straordinario sui redditi da pensione superiore a un determinato importo, proposta di legge in materia di misure cautelari personali, mozioni sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari. La conferenza dei capigruppo sarà convocata giovedì 9 gennaio per decidere l'organizzazione dei lavori nel periodo successivo. Il question time avrà luogo giovedì 9 gennaio alle ore 15. Il termine per la presentazione di eventuali pregiudiziali ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 3, riferite ai decreti legge numero 145 Destinazione Italia e numero 146 materia penitenziaria è fissato per il 3 gennaio. Le eventuali questioni pregiudiziali saranno esaminate e votate mercoledì 8 gennaio. Richiesta di parola, ora ha chiesto di intervenire il deputato Ivan Catalano. Questi sono per un intervento, eccolo, prego, intervento a fine seduta. Grazie Presidente. Se me lo concede volevo fare un breve augurio per l'anno nuovo. Vorrei che da parte di tutti, Presidente, ci fosse rispetto per l'esito delle elezioni, per le opposizioni il rispetto della maggioranza, anche se non piacciono gli accordi che sono stati presi, e da parte della maggioranza per rispetto delle opposizioni, riconoscendo il risultato elettorale che nel nostro caso ci pone quasi al pari come rappresentatività. Senza dover dunque nell'anno nuovo ancora assistere a teatri che in quest'Aula più di una volta ho dovuto assistere come spettatore. Vorrei che tornasse la cultura e l'intelligenza, vorrei che i partiti alla mia sinistra, i partiti alla mia destra e il movimento alle mie spalle smettessero di recitare copioni di una commedia ormai non più divertente, abbassando i toni, tenendo ferme le mani anche lontano dalle tastiere, restando seduti sui propri scranni. Vorrei che tornasse cultura e intelligenza.